Ciao a tutti Angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O. Eh sì, siamo riuniti nel sacro vincolo di un altro vlog. Un vlog che già vi starete chiedendo, già Charlie sei seduto sul divano, non è un vlog. Sì, però mi conoscete, sapete che dietro ogni mia azione c'è un gesto di pazzia. Ho provato a registrare un vlog, ho provato in realtà a girare un vlog per tutto il mese. Per un motivo o per un altro, marzo è stato un mese difficile, mettiamola così. È stato un mese un po' complicato, un po' strong. Non si dice, ma cos'è successo? Vi faccio un piccolo sunto prima di lasciarvi alla visione di questi vlog che saranno intervallati da questa mia soave voce, questa mia soave faccia, questa mia soave parrucca, tutto soave. Cos'è successo? È stato un mese lungo, sono andato al mio primo preside di Sefara, sono stato invitato a una prima in teatro, mi sono ammalato e sono stato aggredito per strada. Interessante. Detto questo, io vi lascio al Charlie del passato, un Charlie più speranzoso e più fiducioso nella vita e negli esseri umani, e direi di iniziare subito, anche perché penso che ci siano un sacco di clip. Ciao a tutti Angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie O e oggi siamo riuniti nel sacro vincolo dei vlog. Sì, in realtà è già pomeriggio, inoltrato. Volevo iniziare questo vlog così per tenerci compagnia, anche perché in realtà stavo girando un video, però a quanto pare non ho diritti a girare i video perché i miei vicini di casa stanno urlando. Dopo la scorsa settimana che c'era il tipo che si è messo a cantare con le litanie funebri, c'è stato, che non ve l'ho detto, questo tipo che è passato per strada, sempre mentre registravo, perché le persone hanno proprio il tempismo perfetto, che si è messo con un trombone. E ora ci sono i vicini, così, la giornata va così. Però ecco, vi volevo portare così un po' dietro le quinte della mia vita. Io ora mi sto facendo una bella maschera perché sto cogliendo l'occasione, uno perché mi devo fare la maschera, perché io prima di ogni video YouTube mi rifaccio la skincare in modo che la pelle sia bella preparata per il make-up, e lo consiglio anche a voi: se avete un'occasione importante, rifate la skincare che non vi fa mai male. Sante parole, e usate sempre l'SPF, ok? Una visione. Detto questo, sto preregistrando delle storie per un brand che poi devono andare in approvazione. Perché non so se la sapete questa cosa. Molti brand ci chiedono di fare delle storie preregistrandole, in modo che loro poi possano accettare i contenuti oppure no, oppure se c'è qualche parola, qualche cosa che va modificata, così si può fare. Intanto qui vedete tutto il retroscena del mio set. Quindi niente, sto facendo queste storie, però verranno approvate. Poi nel mentre sto anche girando il video che voi avete visto martedì, speriamo che voi l'abbiate visto martedì. L'avete visto. Perché se non l'avete visto non è colpa mia, ma è colpa dei miei vicini. E anche qui ho una specie di canovaccio. Questo non ve l'ho mai detto, ma io improvviso molto tendenzialmente nei video. Però quando sono video dove parlo di fatti storici o mitologici, o comunque dove devo sapere dei contenuti e ho fatto delle ricerche sull'argomento, mi faccio sempre un canovaccio, una specie di copione, se volete, con gli argomenti che voglio trattare, in modo che io non mi perda, anche perché mi conoscete, mi perdo facilmente. E potrei iniziare a raccontarvi di quella volta che sono andata a fare la spesa e non ho trovato le zucchine. Sì, è probabile che io lo faccia, quindi niente, quindi seguo quello. Così sapete anche qualcosa in più, perché non ve l'ho mai raccontata questa cosa. Ho fatto anche le unghiette nuove, così sfrutto l'occasione per farvelo vedere. Le ho fatte super semplici in realtà, perché in questo periodo mi va così, mi va di unghie semplici. Che semplici, sono lunghe mezzo chilometro, però sono di un colore unico, e quindi nella mia testa, anche se sono lunghe quanto la 1, sono semplici. La cosa incredibile è che sono passati 20 giorni da quando ho fatto l'inizio di quel vlog e ho ancora le stesse unghie. Penso che non sia mai successo che io abbia tenuto le stesse unghie per più di 3 giorni. Sì, forse entro la fine dell'anno posso diventare una persona un po' più coerente e costante. E niente, vi piacciono?
Sono un po' troppo lunghe forse. Che dite? Boh, a me piace, riesco a fare tutto. Mi trovo a mio agio con le unghiette. Niente, quindi io ora vado a finire di registrare le storie, finisco la skincare e poi speriamo di riuscire a iniziare sto video. Per nulla polemico oggi, eh. Ma io sono del cancro, ovvio che sono polemico, è nella mia natura. Niente, oggi va così, vlog in bagno, perché ho appena finito di registrare, ce l'ho fatta. Però mi sa che mi metto subito a lavare i pennelli, così non ce li ho sul groppone. Voi li lavate i pennelli? I pennelli vanno lavati subito. Comunque, parliamo un po', che non parliamo da un po' così, vis-à-vis solo io e voi. Perché quando parliamo nei video normali non è parlare, mentre così possiamo chiacchierare. Ho deciso di non mettermi a dieta, perché mettermi a dieta non mi piace come parola. È una di quelle cose che presuppone un impegno troppo grosso. Non so se me la sento per gli impegni grossi, però ecco, ho deciso di iniziare a seguire un tipo di vita più sano, quindi mangiando in maniera proporzionata intanto alla mia fame, e smettere di mangiare per gola, perché io sono uno di quei mangiatori un po' emotivi, no? Che mangia uno a seconda dello stato d'animo, due per gola. Io ho sempre mangiato molto per gola e devo dire che da quando c'è stato la pandemia, la pandudu, non ho, in realtà neanche, perché durante la prima pandemia avevo perso 15 kg, perché l'avevo presa super bene, facevo avevo un piano alimentare buono, facevo un sacco di attività fisica in casa, avevo perso 15 kg, quindi ero super felice, super pronto a vivere la vita. Poi la seconda pandemia invece non so cosa sia successo, mi ha colpito come un colpo di fulmine, però non uno di quei colpi di fulmine, ma un colpo di fulmine bruttino, e ho ripreso tutti i chili. Poi calcolate che da quel periodo ho iniziato a stare molto di più in casa e sto con la tuta in casa, chiaramente, perché io non sono una di quelle persone che sta con i jeans in casa. Mia madre, mio padre, da quando sono piccolo, la prima cosa che mi dicevano era: togliti le scarpe, togliti i pantaloni e mettiti da casa. Fatemi sapere se anche nelle vostre famiglie è così, che vi mettete da casa. Fatto sta che... cos'è che dicevo? Fatto sta che, chiaramente, indossando vestiti elastici mi frega, perché non ho effettivamente la percezione se mi sto allargando o no. E di fatto mi sono allargato abbastanza, diciamoci la verità. Che di per sé io non sono una di quelle persone che magro è bello, grasso è brutto. Però, vi dico la verità, ho iniziato a sentire che il mio fisico ne sta un po' risentendo. Sono molto affaticato quando cammino e sto avendo problemi alla cervicale, che magari non sono collegati, però... Nel dubbio il mio fisico mi sta dando dei messaggi che preferisco seguire invece che lasciar perdere, perché io, mamma mia, a me piace ogni tanto nascondere la testa sotto la sabbia. Però invece stavolta ho deciso di seguire i messaggi che mi sta mandando il mio fisico, ascoltarlo, e siccome il mio fisico mi sta dicendo che devo cambiare il modo di alimentazione e mangiare meglio, ho deciso di seguirlo. Quindi ho iniziato questo percorso, vediamo come va. Non penso di fare cose troppo proibitive, nel senso, non voglio iniziare una di quelle diete ferre che se sbaglio un solo giorno sento la colpa del mondo addosso e poi mi prende a male, perché io sono, perché non mi fanno bene. Poi magari ne parleremo più avanti di questa cosa. Ora non mi sento pronto a parlarne, quindi ne parleremo più avanti. Quindi ho deciso semplicemente di mangiare quello che voglio in maniera sana, quindi mangiare cose sane, chiaramente, ascoltando proprio il mio corpo. Quindi quando mi dice che ha fame, ha fame. Chiaramente se ho fame tutte le ore, c'è un problema. Però grazie a Dio non mi viene fame giusto nelle ore giuste. Questo non vuole essere un messaggio a tutti per mettersi a dieta, vi ripeto. Io non credo nel
Io non sono uno di quelli che crede nel magro e bello, io credo che dobbiamo stare col fisico che ci fa stare bene a prescindere, solo che appunto, siccome il mio fisico mi sta dando questi messaggi, qualche chiletto è da perdere, ma più che altro perché, non lo so, nella vita vorrei arrivare almeno a 50 anni. Non che, ma almeno, no? Giusto, avere la possibilità in caso di scegliere se avere figli o no. Questa cosa, molto semplice. Io che sproloquio mentre lavo i pennelli del resto. Che bello, mi fate compagnia. Come notate è passato il pomeriggio, sono riuscito a girare il video sui Warren, che se non avete visto io vi consiglio di andare a vedere, ve lo lascio qui o qua, perché ci ho messo davvero tanto impegno per girarlo e ho studiato tanto, così come quando avevo studiato diritto privato, però stavolta mi sono impegnato, davvero, non è vero, mi ero impegnato anche per il privato. Detto questo, come sentite, come avete sentito, ho lavato i pennelli, che non so se sia stata una buona idea, perché riguardando il video mi è venuto un sacco voglia di andare in bagno con il rumore di tutta quell'acqua, però ecco, all'epoca mi sembrava evidentemente l'idea più naturale e onesta del mondo, ma va bene, lo accettiamo. Abbiamo parlato del tema dieta, poi nei giorni successivi io vi ho caricato un video dove mi aprivo molto su questo argomento e vi parlavo dei miei problemi che ho avuto in passato sull'argomento alimentare, diciamola così, e vi ringrazio tantissimo, soprattutto colgo l'occasione, visto che non l'ho fatto prima, per tutto l'amore che mi avete dato sotto quel video, al di là delle visualizzazioni, cioè i commenti che avete lasciato, le parole, mi avete fatto sentire uno meno solo, due mi avete fatto sentire ben voluto e accolto, che è una cosa rara, no? Da fare, ormai andiamo sempre così tanto velocemente che far sentire a un'altra persona il bene è diventato quasi raro, e quindi io vi ringrazio tanto per questo. E niente, qui avete notato come non volessi parlare di certi argomenti, anche se poi avete parlato comunque, perché sì, ancora una volta sono stato un sagittario mancato, ho detto una cosa, ne ho fatto un altro, che poi sagittario mancato è anche un po' il cancro lunatico che c'è in me, quello siamo 100% sicuri. Detto questo, indovinate? Primo salto temporale. Siamo infatti la mattina dopo e vi lascio al Charlie del passato. Buongiornissimo Angeli, è il giorno dopo, ieri mi sono addormentato alle 9:30-10 come le signore di una volta, però non ho preso la tisanina. Ieri ho mangiato, vi faccio così un po' un racconto di quello che ho mangiato delle involtine di petto di pollo con dentro gli spinaci, e se mi sentite parlare strano è perché sì, mi è uscita un'altra afta immensa sotto la lingua. Comunque sto editando il video che avete visto ieri, sono riuscito a girarlo, non so se ve l'ho detto alla fine, però l'ho girato, quindi ora mi metto a editarlo velocemente, lo mando in pubblicazione e poi ci rivediamo direttamente dopo. Ok, ho finito di editare il video, è stato abbastanza difficile perché avevo in mente di mettere delle scene del film da cui è tratta questa storia, però ho avuto problemi nel scaricare un casino, però fatto sta che ce l'ho fatta. Cos'è successo a questo pannello? Ma perché ho appena usato il pennello? No, vedete che neanche io so spiegare le cose che faccio, io a volte semplicemente mi muovo e faccio cose, non c'è un senso. A quanto pare nella vita mi diverto ad annusare i pennelli. Fatto sta che ce l'ho fatta, quindi nessun problema, e ora lo esporto e lo carico direttamente su YouTube. Aggiornamento, il video è in pubblicazione, quindi sta solo caricando la versione 4K, così lo vedete per bene. Io ho già preparato il pranzetto che non è bellino, però questo è quello che è uscito. È pollo. Pollo che ho marinato nella salsa di soia con poco iodio, riso basmati, un uovo e i cipollotti, quelli asiatici, quelli verdini, bellini, freschini.
Niente, ho calcolato il tutto, è una cosa molto proteica, magari una porzione un po' importante, ecco, però dopo ho intenzione di andare a fare una bella passeggiata, quindi mi servirà questa dose così di proteine. Beh, amiche, qui è arrivata zia Nico, perché casa mia era diventato il, non lo so, il centro di Babbo Natale. Nico non solo è tornato da Firenze in questo vlog, è andato direttamente in Corea. Questo per farvi capire quanto tempo è passato tra l'inizio dell'idea di questo vlog e l'effettuale fine. Era pieno di pacchetti per lui e quindi, e siccome lui era a Firenze, è passato a passare un pomeriggio così da galline a chiacchierare. Infatti ci siamo già preparati il tè, il nostro tè alla vaniglia, grande classico. Che bella notizia che ho appena saputo, amica. Niente, comunque, io sto guardando un nuovo programma che anche Nico vuole iniziare, si chiama Next in Fashion. Next in Fashion, non lo so dire fashion. Fashion di Netflix. Su Netflix, ve lo consiglio un sacco, merita. Se vi piace un po' il genere, gara, tipo Missione Beauty, fatto con un senso, guardatelo. Direi che non c'è bisogno di commentare lo shade di questo video, evidentemente ero nervoso. Detto questo, sì, c'è un altro salto temporale e passiamo direttamente al 9 marzo. Detto questo, sì, c'è un altro salto temporale, siamo arrivati al 9 marzo, giustificato perché, come vi spiegherò poi nel vlog, abbiamo preso un'altra multa con la macchina. No, non è colpa nostra, semplicemente ancora non ci avevano dato il pass domiciliati, ci abbiamo messo 3 mesi a ottenerlo e è stata dura, però vi lascio il carro del passato. Amiche, scusate la brusca interruzione del vlog, però c'è stato un problema, infatti non ho vloggato per un giorno perché è tornato Alessandro e mi ha detto che abbiamo preso un'altra multa per Pina. Se non lo sapete, Pina è la macchina che abbiamo io e Alessandro. Questo perché noi abbiamo fatto la richiesta per il pass domiciliati al comune di Milano a dicembre. Questa richiesta è stata rimbalzata per un, non vi dico, burocrazia, e ancora niente. Quindi oggi io mi sono svegliato, ho chiamato in comune, ho svegliato tutti i santi del comune e dopo dobbiamo andare a parlare direttamente con una persona, perché io odio, in termini di burocrazia, parlare per mail, perché tanto non fanno nulla. Quindi ho chiesto di parlare direttamente con una persona e finalmente abbiamo un appuntamento. Io sto pensando seriamente di lasciare questa città e andarmene da Milano, perché questa è la goccia che fa traboccare il vaso in una città che è diventata invivibile ormai, sia dal punto di vista sociale, perché è diventata sempre più pericolosa anche a livello di semplicemente andare in giro. Non mi sento più al sicuro come prima, ma poi banalmente anche per una questione di affitti e di immobiliare, diciamo così. Vivere a Milano è una operazione in mano, a meno che tu non erediti una casa, un buco di 50 metri quadri, 20 metri quadri ti costa 300-400 mila euro. Quindi io mi sa che da questa città me ne andrò. Ero innamorato di Milano, l'ho sempre sognata, però penso che sia la fine della mia storia con Milano. Penso che finalmente ci stiamo lasciando, perché non si può più vivere così. Ok amiche, mi sono dato una truccata, ho fatto un make-up super veloce, di quelli proprio clean girl make-up look, di quelli che vanno ora dappertutto, io che guardo se arrivano i vigili. Mi sono preparato perché, come vi ho detto, devo andare a risolvere questa situazione, vado a parlare, infatti non in comune, mi hanno detto di andare all'ATM Point per cercare di risolverlo. Consiglio, truccatevi carini quando andate da una parte, perché secondo me le persone sono più predisposte, cioè non un make-up esagerato, make-up così, tanto per dire sono dolce, sono carino e poi azzanno. Ok, vi spiego un po' com'è andata dopo questa
sfuriata che ho fatto verso il comune. Ho chiamato il comune e loro mi stavano rimbalzando dicendo che avrei dovuto mandare un'altra mail. Allora mi sono indemoniato come una bestia e ho preteso di parlare con un ufficio, perché evidentemente la parte digitale non funziona e quindi volevo direttamente parlare con una persona. A quel punto la persona evidentemente ha sentito quanto io fossi esasperato ed è riuscito finalmente a passarmi a un ufficio. Il giorno dopo sono andato in ufficio e meraviglia delle meraviglie, in 15 minuti abbiamo risolto. In 15 minuti mi ha fatto il pass, ho dovuto semplicemente ripresentare i documenti, ma non era un problema perché li avevamo già tutti stampati. No, all'ufficio stesso ci hanno detto che il problema è il digitale, che online hanno un sacco di problemi tutte le volte e non riescono a far passare queste richieste. Io non so quale sia il problema nel 2023, sinceramente, però ecco, la cosa positiva è che siamo riusciti a sbloccare finalmente la macchina, così possiamo usare Pina, e sono felice che sia successo ora che sta iniziando la primavera e queste giornate di sole, così la possiamo usare di più. Io vi dico la verità, l'ho già usata per un po', ho continuato ad allenarmi, ho fatto parcheggi sempre più stretti, ma ecco, tutto è bene, quel che finisce bene, e direi che possiamo andare avanti. Sappiate che stavolta il salto temporale è lungo. Buongiornissimo Angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie, oggi siamo riuniti in un vlog che spero di portare a termine, visto che la mia capacità più grande è quella di iniziare le cose e non finirle. Spoiler, neanche stavolta ce l'abbiamo fatta. Il Sagittario è mancato, che c'è in me. Penso di essere così tanto mancato che forse hanno sbagliato il giorno della mia nascita. Comunque, oggi sto andando. Oggi abbiamo un evento speciale. Dobbiamo andare alla prima di un musical. Dovete sapere questa cosa: io amo i musical. Non mi piace andare al cinema, però amo i film. Nel senso, a me stare seduti al cinema prende all'anima. Mi annoio, sto scomodo, non ce la posso fare. Il musical invece mi piace perché vedo proprio l'arte sul momento. Allo stesso tempo però amo i film, io divoro un sacco di film, però a me piace guardarli nella mia casetta, sul mio divanuccio, con la mia copertina, così li posso assaporare e capire meglio perché. Se sono in pubblico magari c'è quello che mi sta mangiando le carote a fianco e perdo la concentrazione, meglio il teatro. E comunque, oggi andiamo appunto al teatro a vedere Jamie il musical, che è la storia di questo ragazzo di provincia che riscopre se stesso in un mondo di glitter. In pratica è la mia biografia. Hanno fatto una storia su di me e non mi hanno dato i diritti. Però ecco, andiamo a vederlo. Oggi sarò con Sabrina e Alessandro. E niente, vediamo come sarà. Amiche, ma guardate con chi sono! C'è zia Ambre, quello lì che abbiamo trovato per strada. Come stai, zia Ambre? Il ragazzo ha recuperato. Amiche, io ho appena lasciato gli amichetti perché loro eravano a casa e si devono preparare perché hanno un evento. E io invece torno a casa, mangio e mi preparo perché ho un altro evento. Non andremo allo stesso, però ecco. Quindi siamo, oh mamma, ci siamo lasciati, siamo stati un po' insieme, abbiamo chiacchierato un po' alle galline padovane, ma il vento che c'è a Milano oggi è assurdo, cioè meno male che sono zavorrato, perché se no. Eccoci qua, io sono tornato a casa e siccome sono da solo, Alessandro oggi in ufficio, ho riscaldato le lenticchie che ho fatto ieri perché mi ho fatto una quantità industriale. Diciamoci le cose come stanno, io boh, penso di avere 6 figli e niente, con la scusa ho detto vabbè, sai che c'è, avanzano e me le rifaccio oggi. Ora sono strapollenti, quindi aspettano un po', anche perché a me le cose troppo calde non piacciono, sono una di quelle persone strane, tranne il gelato però solamente mi piace caldo. E vabbè. Comunque ora me ne mangio, sono da solo, mi guarderò un video di... Madonna che tristezza! Non mi
piace stare da solo, non sono più abituato. Cioè mi piace, però nei momenti dei pasti non mi piace stare da solo. Dunque io sto iniziando a prepararmi per l'evento di stasera, che mi pare di avervelo detto è una prima in teatro, e quindi sto andando a farmi una bella maschera. Sto usando quella di Yepda, che è una delle mie preferite, la Vitamin C. La Citox di Yepda, così mi tiene la pelle bella opaca però luminosa, per poi andare a truccarmi. Tutto questo, ho appena fatto la barba, quindi la maschera sopra brucerà tantissimo, ma vabbè, siamo abituati a questo e altro. E via, mi sono fatto anche un riposino, vi dico la verità, perché sentivo la necessità. Ora invece, mentre tengo sulla maschera per 10-15 minuti, faccio un po' di hair care, come si dice, hair care, di cura dei capelli, metto un po' di sierine, un po' di cosine, così iniziamo a curarli, perché poi vado ad asciugarli, ma tanto sono incapace a fare qualsiasi tipo di piega, quindi saranno uguali al solito. Ok Angeli, ho appena finito di truccarmi, ho fatto questo make-up, che in realtà è il make-up occhio, è molto semplice, però ecco, ci sono andato giù pesante con la base, infatti sono super piallato. Mi sto vestendo, sto mettendo il completo, quello lavanda, per così esaltare, visto che teoricamente sono i colori della mia palette. E quindi usiamo quelli, quindi metto solo una maglietta, perché voglio essere tipo casual, però elegante, ok? Tipo, non c'avevo voglia, non mi sono impegnato più di tanto, però vengo. Ok, questo è il vibe. Eccoci pronte, amiche. Ho messo questo abito, ve l'avevo già fatto vedere, ma è uno dei miei preferiti e penso mi stia bene come colore. Userò una pochette così veloce e niente, siamo pronti per andare. Di compagnia. Raga, qui finisce come l'Orient Express. Io però non ho scherzato. Amiche, siamo qua con zia Sabrina. Ci siamo fermati in un posto dove fare aperitivo e con la scusa niente. La scusa mangiamo. Che dici? Wow, ma questo è il vlog? Sì, sto facendo un chat vlog. Come lo chiami? Un chat vlog? No, perché era mi Charlie Nosso per il vlog. Per il Natale. Charlog. Charlog. Boh, comunque, siamo qui stasera perché dobbiamo andare appunto allo spettacolo e noi mangiamo. Perché già hai detto qual è lo spettacolo? No, lo diciamo dopo, okay. Meglio con che ve lo ridiciamo dopo. Amiche, noi abbiamo cenato, abbiamo anche ritirato i biglietti e ora siamo davanti al Teatro Nazionale. Scusate, mi inserisco come un tampo per dire una cosa. Vai, pronta. Amore, c'è un tram con le drag. Sì, sì, l'ho visto, sono la nostra amica. Tram andiamo queen. A salutarle. Oddio, non è che c'è tutta una faccia simpatica, Ma guarda, non ne faccio parte di loro ormai. No, amore, altra categoria, altro campionato. Qua siamo in Serie A. Comunque sì, dobbiamo, non so se ve l'ho detto, vabbè io ve lo ripeto, dobbiamo vedere, tutti parlano di Jamie, che è in pratica la mia autobiografia, però l'hanno fatto biondo platino perché risale a quando io ero biondo platino. E soprattutto poi l'hanno preso etero, perché mi sembra che l'attore... Queerbaiting, Rosa Chemical sei tu. Amiche, ci siamo seduti, ma dopo vi devo raccontare una cosa un po' trash che è successa. Comunque, siamo seduti, tra poco dovrebbe iniziare lo spettacolo, quindi buon spettacolo a noi. Ora, io vi conosco e volete sapere qual è il trash che è successo. In pratica, cosa è successo? C'era una sorta di red carpet che si facevano e le persone che sono state invitate allo spettacolo dovevano andare nel red carpet e fare le foto. Era il turno mio e di Sabrina, lo spettacolo stava per iniziare, ma c'era questa persona che è un personaggio noto dell'ambiente televisivo, non vi dirò chi perché non ho i soldi per pagarmi l'acquarella in caso, però è questa persona che è, se guardate Canale 5, se seguite Pagina di Gossip, l'avrete vista. E vi giuro, è stata mezz'ora a farsi fare foto, nonostante stessero chiedendole
di spostarsi perché dovevamo fare noi le foto, perché lo spettacolo stava per iniziare, perché un marasma di robe. No, lei è rimasta ferma mezz'ora a farsi fare le foto dalla sua assistente, segretaria, non so bene che ruolo avesse, sta povera Cristiana che era col telefono e un faro più grande di lei che si muoveva per cercare di fare delle foto, lei immobile così, così, mezz'ora. Quindi sì, questo è il trash che abbiamo visto, ma ora ritorniamo allo spettacolo. Dunque amiche, siamo alla fine del primo tempo, quello che vi posso dire prima di esprimermi del tutto è che è già volata qualche ciglia finta, con le lacrime, pericolo di sfacimento. Allora, no, beh, vediamo la seconda parte, però merita, se vi capita l'occasione, davvero secondo me è più bello da vedere. Chiaramente non vi sto mettendo alcuna clip perché non possiamo registrare dentro, per educazione durante la riproduzione non si possono girare video né usare il telefono, anche perché sarebbe poco educato nei confronti degli attori che ci lavorano. Dunque amiche, è ufficialmente finito. Com'è andata? Molto bene, musica che finisce bene, non come piace a te, però assolutamente bello. Io ora mi riprendo un attimo. Catartico. E poi ne riparliamo così dopo, devo far macerare le idee come si fa macerare il liquore. Il liquore che si fa macerare le patate, non lo so, qualsiasi cosa si faccia macerare. Ci penso e vi dico. Ok amiche, la zucca è venuta a prendermi, mi sta portando a casa. I colori ci stanno. Esatto. Ho pianto tanto, vi dico la verità. Mi è piaciuto il fatto che non fosse una forzata, cioè nel suo essere stereotipico non era fastidioso, non so come spiegarmi, era godibile. Sì, soprattutto secondo me approcciabile da più punti di vista, cioè a prescindere dal fattore orientamento, identità, orientamento sessuale, identità di genere, era proprio qualcosa che è fatta per tutti, il fatto di non sentirsi abbastanza, essere un sentirsi lontani dalla società in cui si vive, secondo me era proprio una, è un musical che parla a tutti ed è per tutti, quindi sì, secondo me se vi capita la possibilità, ora io non so se oltre Milano andrai in altre città, però no, ho già fatto Roma. Se siete a Milano io ve lo straconsiglio, oltre che ci sono delle voci assurde, io non ve le ho potute riprendere chiaramente, ma le canzoni della madre e della migliore amica fanno piangere a livelli assurdi, ma anche per la potenza, per le cose che dicono. C'è una frase in particolare che mi è piaciuta di tutto lo spettacolo, che era fuori dal buio sei tu la luce, ed è una frase che in cui credo molto, non lo so, mi ha toccato e quindi sono super felice e grato di aver avuto questa possibilità di vedere questo musical e molto felice. Comunque a Milano fino al 26 marzo. A Milano fino al 26 marzo, quindi niente. Grazie anche a voi che avete reso questo possibile in realtà. Come avete sentito, il musical mi è piaciuto davvero tantissimo. Secondo me è un musical che purtroppo a Milano le date sono finite, ma in questo momento dovrebbe essere a Firenze e poi si dovrebbe spostare a Trieste. Ma se non avete la possibilità di guardarlo in teatro, che comunque è uno spettacolo diverso visto in teatro chiaramente, c'è la possibilità di guardarlo anche in streaming, perché hanno fatto anche un adattamento cinematografico, quindi potete guardarlo in casa. Il film si chiama Tutti parlano di Jamie. Come vi ho detto, parla di questo ragazzo Jamie che sogna di fare la drag queen ed è, ora non sto a ripetervi tutta la trama, però è davvero un musical speciale. È davvero
è davvero un musical speciale perché io penso che possa far capire bene le sensazioni di tutti. È davvero un musical che mi è rimasto nel cuore, una serata che mi è rimasta nel cuore, e sono super grato di averla potuta vivere in questo modo con gli amici, con Alessandro, e niente, sono davvero super super grato per questo. E niente, era giusto, volevo ringraziarvi di nuovo perché grazie a voi posso vivere queste emozioni e poi posso condividerle con voi che siete i miei amici di schermo. Detto questo, dopo lo spettacolo avete notato che ero praticamente nudo, come al solito del resto. Cos'è successo? Mi sono ammalato. Potete sentire ancora che la voce non è esattamente super pulita. Infatti mi sono preso una bella influenzina, una bella influenzona che niente, ha fatto il suo tempo, ha avuto la febbre, ho avuto tosse, malanni, di tutto quello che c'era l'ho preso, e niente, però la settimana dopo io avevo il primo press day di Sephora. Se non sapete cos'è il press day, è una giornata in cui Sephora presenta le novità dei propri brand ai creator, agli influencer e anche ai giornali. Quindi era per me una super emozione poter partecipare a questo evento, perché l'ho sempre sognato, non l'ho sempre visto da casa e ho sempre voluto partecipare. Non mi aspettavo quello che sarebbe poi successo, però ecco, vi lascio al racconto, poi me ne parlo meglio io. Amiche, è arrivato il giorno. Quel giorno che sognavo da anni, ma che non pensavo si potesse mai realizzare. Andrò al mio primo press day di Sephora. Cos'è il press day di Sephora? È un evento che organizza il brand in generale, che organizzano questi brand, queste agenzie, dove fanno vedere le novità e i nuovi prodotti. È un evento molto particolare. Io ho sempre sognato di andarci, no? Perché non lo so, ho sempre visto che ci andavano tutti, e il fatto che dopo un anno e mezzo io riesca ad andarci è un sogno, soprattutto grazie a voi che ci siete sempre, no? Mi scuso se questa settimana ho caricato di meno, ma come potete sentire dalla voce, chiaramente non sono stato bene, perché la vostra zia l'ha di nuovo fatto, sono uscito nudo, praticamente quando... Io continuo a pensare di avere 16 gradi, quando io continuo a pensare di essere un 16enne, evidentemente non lo sono. Quindi ecco, mi sono ripreso dopo 2 giorni di febbre, buttato a letto come la sindone di Torino. Ecco, però sono ritornato e ora vado a truccarmi, fra un make-up molto veloce e semplice, anche perché è giorno, cioè non siamo più quelle persone che escono così. Noi siamo delle signore che di giorno si truccano da giorno. Niente, amiche, bugia. Siccome la mia pelle dopo la febbre di questi 2 giorni è satura, a quanto pare, non vuole saperne di make-up, non sono riuscita a truccarmi perché qualsiasi cosa faccio stasera, orrida, credetemi, mai visto make-up così brutto. Quindi andiamo struccati, apprezziamo la bellezza naturale oggi e via, andiamo così. Ecco, prima di parlarvi dell'accaduto, vi lascio comunque qui qualche clip di come è andato il press day, di quello che abbiamo visto. Abbiamo visto un sacco di novità e non vedo l'ora di provarle anche insieme a voi. Anzi, colgo l'occasione per chiedervi: volete che facciamo dei video proprio recensione? Volete più video recensione? Oppure non vi interessa, non preferite degli short recensione? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, che così mi posso anche pianificare io, ho qualche idea su che video portare, perché io non faccio tante recensioni, però magari a voi possono interessare, vi può interessare il mio parere, quindi vorrei farvele, però voglio sapere se vi possono interessare o se magari li preferite in formato di short più piccoli. Tralasciando il press day, cos'è successo? Io avevo appunto appuntamento con Nico in questa zona di Milano, che era vicino a una stazione, alla stazione di Porta Genova. Chiaramente ho sbagliato la strada, perché sono io,
ed ero col telefono in mano che camminavo, no? Era una via oltre la stazione, non so se voi conoscete Milano, comunque fatto sta che a Porta Genova c'è il parcheggio, poi c'è una via laterale che da una parte ha le mura della stazione e dall'altra dei palazzi, non c'è un negozio, non c'è niente, e in questa via non c'era letteralmente un'anima. Io quindi ero col telefono in mano, la borsa grande di lato, che camminavo mezzo correndo per capire se poi ci fosse una traversa per poter andare nella parallela e raggiungere l'evento. Camminando avevo visto che c'erano due ragazzi per strada, però visto due ragazzi, però non è che ci ho fatto attenzione, non è che mi sono messo a pensare chissà che cosa. Erano due ragazzi messi uno da un lato e uno dall'altro della strada. Come io mi sono avvicinato, ho sentito stratonarmi il braccio. In realtà è successo in una frazione di secondi, molto veloce. Ho sentito stratonarmi il braccio, ho visto la borsa che veniva tirata di lato, e quello che ho fatto io istintivamente è tirare l'avambraccio verso di me per tenere la borsa, e ho alzato la gamba per tirare un calcio. Fortunatamente o sfortunatamente ho beccato uno dei due, e in quella frazione di secondo sono riuscito a scappare. I due poi mi hanno rincorso, non è successo effettivamente niente di grave, a parte lo spavento, a parte il braccio che mi ha fatto male qualche giorno, però era un po' rosso, ma niente di che, la cosa sarebbe potuta andare molto peggio. In realtà ho sottovalutato quello che mi è successo. Nei primi momenti ero chiaramente scioccato, stavo tremando e piangevo, e quella è una sensazione, è una cosa naturale che viene, però poi nel corso della giornata mi sono accorto che avevo paura a rimanere solo. Infatti il pomeriggio poi, come vedrete, ho accompagnato, no, non lo vedete, come avete visto magari nel vlog di Zanico, l'ho aiutato a fare la valigia. Sono andato, lui è venuto, non mi ha lasciato un attimo, devo dire la verità, Nico è stato davvero super prezioso quel giorno, perché non mi ha lasciato un attimo solo, aveva visto quanto fossi spaventato. E dovevamo andare a casa sua. Io avevo così tanta paura, non tanto di prendere i mezzi di per sé, quanto di rimanere solo sui mezzi, perché chiaramente all'andata sarei rimasto con lui e al ritorno sarei rimasto da solo. E io avevo paura di rimanere solo perché avevo paura di crollare. Io sono una persona che, finché circondata da persone, cerco sempre di rimanere molto forte e posato, però nel momento in cui sono solo crollo, e avevo paura di crollare in un ambiente in cui non mi sentivo protetto. E infatti ho preso la macchina per andare da Nico e ho preferito tornare da solo in macchina perché mi sentivo più sicuro. Tutt'oggi è passata quasi una settimana dall'evento, però non mi sento ancora sicuro, devo dirvi la verità. La mia percezione su Milano era già peggiorata nell'ultimo periodo, perché vedevo quanto la città fosse diversa dalla città che ho conosciuto io quando mi sono trasferito qui 8 anni fa, però ecco, facendomi toccare con mano, non mi sento più al sicuro, e non è una bella sensazione, perché io sono venuto qui a Milano perché sapevo che qui a Milano sarei potuto essere al sicuro, sarei potuto essere al 100% me stesso, eppure ora non ho più questa sensazione. Oltre a tutti gli altri problemi che ha Milano a livello immobiliare, di vita e di costi e di tutto, non mi sento proprio più sicuro io uscendo, e vi dico la verità, come ho già detto all'inizio in una parte di questo vlog, penso di essermi disinnamorato di Milano, e quindi penso che questa storia non andrà avanti, vi dico la verità. Penso davvero di voler cambiare città per stare meglio, no? Per non aver paura. Detto questo, molti mi hanno chiesto su Instagram se ho sporto denuncia. No, non ho sporto denuncia, è stata una mia scelta. So che avrei potuto farlo, ma non ne vedevo il senso.
non fondamentalmente perché sarebbe stata una denuncia a ignoti e non avrebbe riscosso nessun vantaggio, quindi non mi sentivo di fare una denuncia. Tuttora non mi sento di fare una denuncia. Certo è che quando vedo due persone simili alle persone che ho visto mi sento il cuore battere più veloce, però detto questo è una storia a lieto fine, io sto bene, non mi è successo niente di grave per fortuna, poteva andare molto peggio e si sentono tutti i giorni storie del genere, quindi siamo fortunati e direi di continuare con l'ultima parte di questo vlog. Mica buongiornissimo, il giorno dopo, ieri avrei voluto portarvi con me durante la giornata, ma è successa una cosa che non me l'ha permesso, non ho più avuto le forze di vloggare. Mi hanno aggredito andando verso l'evento, in pratica ho sbagliato strada e sono andato verso Porta Genova invece che verso il punto dove c'era l'evento, c'era praticamente questa stradina piccolina e cosa è successo? In pratica c'erano questi due, però io non li ho notati, cioè non li stavo molto guardando, dico la verità, stavo giusto pensando alla strada da percorrere quando poi a un certo punto mi sono sentito strattonare un braccio, il braccio dove avevo la borsa, e io non so con che i riflessi mai avuti, ho tirato la borsa verso di me e nello stesso tempo ho tirato un calcio in difesa, sono riuscito a mandare indietro uno dei due e nel frattempo sono scappato via. E poi vabbè, sono andato all'evento, mi sono incontrato con Nicolas, con altre persone che erano lì e mi sono un attimo calmato, però poi non avevo le forze mentali, no? Di mettermi a raccontarvela tutta, ho preferito far passare un giorno e raccontarvela. Ora io sto meglio, solo il braccio un po' indolenzito e sono un po' scioccato, però sto bene, quindi ora possiamo continuare con questo vlog. Mi metto sul sorriso e andiamo avanti. Mi vedete già vestito, anche se sono molto presto, perché devo andare a prendere Nico e portarlo in centrale, dove lui prenderà poi il transfer, il treno, per andare a Malpensa, perché lui poi mi lascia per una settimana, va in Corea, quindi non ci vedremo per una settimana, però comunque rimarremo in contatto, ovviamente, e lo vado e lo porto direttamente io, perché cuore di zia non lo posso lasciare così, almeno all'ultimo saluto glielo devo dare. E quindi niente, ora vado, mi metto supina e lo vado a prendere, poi lo porto in centrale. Amiche, come vedete io sono al volante di Pina, sono appena arrivato da Nico, stiamo caricando le valigie, ne ha già caricata una, ora carica la seconda. E niente, quindi ora siamo qui, poi lo lascio in centrale e lo saluto. Devo dire che sto prendendo sempre più confidenza con la macchina a Milano, che è molto diverso guidare a Milano rispetto che guidare a Cagliari, chiaramente, perché c'è più gente, c'è più traffico, ma anche semplicemente le strade sono molto diverse a livello proprio di incroci. Cagliari è una piccola città, no? Quindi non ha incroci così grandi. Cagliari è il problema delle salite dall'altra parte, perché calcolate, non so se voi siete mai stati a Cagliari, ha costruita una città centrale in collina, no? Quindi ci sono salite che sono letteralmente così, e quindi vabbè, chi prende la patente a Cagliari è istruito sulle salite, chi prende la patente a Milano è bravo con gli incroci. L'unica cosa che ancora mi dà fastidio del milanese alla guida è che non fa in tempo a scattare il verde, cioè suona all'impazzata, sembra l'orchestra della Scala. Io non so se dipenda dal fatto che come quando sono a piedi e prevedono il verde e attraversano che è ancora rosso, però nel mentre che attraversano scatta il verde fanno così anche... Ehi amico... fanno così anche con la macchina,
Detto questo, ieri ho fatto anche il... quando sono tornato, perché ieri non sono stato solo un momento, grazie a Dio c'era Nicolas con me. Sono andato a casa sua per aiutarlo a fare le valigie e poi sono tornato da solo in macchina perché non volevo prendere i mezzi, perché avevo paura di avere un crollo nervoso da solo sui mezzi. Invece se guido, anche se sono da solo, rimango più attento, no? Quindi, sono molto orgoglioso perché ieri ho fatto anche un parcheggio molto stretto. Io non sono bravo nei parcheggi, non sono mai stato bravo nei parcheggi, cerco sempre quelli facili, infatti. Però ieri ne ho trovato solo uno nella mia via, cioè veramente proprio nella mia zona, perché non ce n'erano. Ne ho trovato uno in maniera molto fortunata ed era un parcheggio molto stretto tra due macchine e sono riuscito a entrare. Ma cosa più sorprendente, sono riuscito a uscire. Quindi bravo, sono orgoglioso di me stesso. Ora niente, aspetto Zianico, che per una volta è in ritardo lui, e quindi niente, ora andiamo, ora ve lo faccio solo, ora andiamo. Ma che bellino quel canetto. Ah, non è un canetto, era un giubbotto a peloso. Comunque, niente, ora andiamo in centrale. Amiche, sono con il coreano. Buongiorno, cioè, ma io non mi sono pettinata. Oh Gesù. No, io ho messo il cappellino perché sono in casa. Ora niente, ora andiamo in centrale. Che bello, se c'è lì mia compagna. Ci facciamo una chiacchierata finale prima che lui parta. Però tu già. No, magari mia compagna fino a Malpensa. Lo accompagno direttamente in Corea. Sorpresa, ho le valigie pure io. Qua ho lasciato Nico in stazione centrale e poi lui è partito per la Corea. Sta vivendo il suo sogno. Io non potrei che essere più orgoglioso di lui. Il problema in realtà sono io, perché una volta che sono rimasto solo non sapevo cosa fare della mia vita e quindi niente, a me quando succedono cose traumatiche io devo cambiare qualcosa, dare tipo una shakerata alla mia vita, e ho deciso di farmi l'enne alla mano, di farmi l'autoabbronzante e di rasarmi metà sopracciglio. Idee intelligenti? No, le ho fatte comunque, ovvio. Perché questo sono io, e evidentemente ho troppo tempo libero a mia disposizione. Forse dovrei lasciare i social e trovarmi un lavoro full time, almeno così non faccio più scemenze. Detto questo, il vlog in realtà è finito qua. Questo vlog, che non è un weekly vlog, è un monthly vlog, così a più riprese, tipo una partita di tennis. Il video, spero che vi abbia fatto compagnia, spero che vi abbia fatto piacere, vi ho portato così in questo mese, vi ho fatto conoscere sicuramente tanti lati di me presi da più direzioni. Sono successe cose brutte, sono successe cose belle, e di tutto questo io comunque sono grato, perché sia le cose belle che le cose brutte in qualche modo ci formano e ci insegnano e ci fanno capire soprattutto chi davvero ci tiene a noi, chi ci ama, e quindi di quello sono super grato. Sono anche super grato a voi se siete arrivati a questo punto del vlog. Se siete arrivati a questo punto, io vi chiedo di lasciare un mi piace e un commento scrivendo la parte preferita di questo vlog. Io fino alla prossima volta, angeli, vi saluto e vi prometto di essere più costante, visto che l'ultima settimana è stata un po' pesante, così come avete visto. Detto questo, angeli, come diciamo sempre, be safe, be cool and be you. Ciao angeli. Andiamo a mangiare la pizza.